Di clima, caro Marco, un clima mite c'è sempre in uno dei posti più invidiati dai nostri telespettatori di Cross. L'uomo più invidiato è sempre lui, Pietro, che anche stasera è con noi. Ciao Pietro, direttamente da Miami, guarda che roba. Ciao Pietro. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Oggi non sei solo, Pietro? No, Pietro ogni tanto fa questi. Oggi abbiamo degli ospiti, sì. Chi sono? Presentaceli, scusa. Allora, c'è Maurizio. Ah, Maurizio lo conosco. Per Paolo Cristiano. No, oramai l'ho imparato. Maurizio. E poi c'è Michele. Beh, bella compagnia. No, Pietro. Sono esperti di calcio anche loro. Maurizio. Anche loro. Sì, Maurizio è colombiano e Michele del Venezuela, che anche lui è fanatico del pallone. E quindi oggi Pietro... saranno loro a farvi due domande. Ah, guarda, Pietro organizza oramai dei mini talk. Con chi iniziamo? Siamo con Maurizio. Vai Maurizio. Ciao. Non lo sentiamo però, Pietro, ce la devi dire tu. Ah, io voglio traducire, sì. Traduci. Parla un pochino più forte. Vabbè, non lo sentiamo proprio, Pietro. La traduce Pietro in italiano. Praticamente sta dicendo, sì, Ospina c'è qualche rischio che può perdere la titolarità dopo la cappellata che ha fatto contro il Perù, anche per quanto riguarda il contratto, che praticamente a fine contratto se c'è qualche possibilità di rinnovarlo. Paolo, ma l'errore col Perù l'ha fatto, però insomma non sarà stato quello il motivo. La Colombia è messa maluccio, rischia di non fare i mondiali per una serie di ragioni. Il Napoli sembra aver puntato su Meret, allora per il futuro, cioè per l'anno prossimo, penso che il Napoli vada diritto su Meret. Per il prosieguo di questa stagione non lo so, vediamo che succede nelle prossime 6 partite. Io credo che non ci sarà uno dei due che le fa tutte e 6, credo che si alterneranno. Vediamo come torna, perché il suo che ha avuto anche problemi. No, anche la prima giocata ha fatto un errore, nella seconda si non ha male, quindi chiaramente una intossicazione alimentare. Esattamente, sì. Quindi poi è sfortunatino. No, adesso giocherà Meret, giocherà con la Venezia, però chiaramente se ritornerà in condizione Ospina, Napoli, Inter e poi pochi giorni dopo Barcellona, può darsi che ne fanno una ciascuno, non so dire chi fa il Barcellona e chi fa l'Inter. Secondo me l'Inter lo fa Ospina e poi Barcellona la gioca Meret. L'altra domanda, Pietro, da parte di Michele. Okay, traduco a Maurizio quello che ha detto Paolo, sintetizzo chiaramente. Sì. Paolo dice che per questo anno probabilmente se vanno a alternarne. Guarda, inglese, spagnolo, sa tutto Pietro, incredibile. Per il prossimo anno non si sa se si... Italiano, inglese, spagnolo e napoletano, il grande Pietro. È portoghese, ho vissuto in Brasile 7 anni. quindi portoghese lo parla. Andiamo da Michele allora, dai. Ecco una domanda, ma che torna in convinto che è la seguente. Perché hoy en día sería un italiano. Peccato che non li sentiamo, perché poi con le cuffie, credo, gli AirPod di Pietro non riusciamo a sentire poi gli amici. Ecco, quelli italiani. Michele ha fatto una bella domanda. Perché la Serie A non c'ha tanti campioni, anche Ronaldo per esempio è andato via, perché tutta questa fuga dall'Italia. Stanno finendo i soldi, veloce la risposta. Non ci sono finiti per tempo, però ti faccio rispondere a Marco Lomasso. Vai Marco. Stanno finendo i soldi. In Inghilterra ce n'hanno di più. Sì. Dai, insomma, è chiaro. Tradotto in napoletano è fornuta esatto. ma da un po', però. Avete visto un po' i dati del mercato di gennaio? Ci sono grandi campionati che hanno speso pochissimo a gennaio. Uno di questi è stato proprio la Liga, se non sbaglio. C'è una doppia pagina di aria sulla Gazzetta, molto molto chiara. Cioè, è cambiato il vento, è ovvio, dopo 2 anni così difficili il vento è cambiato. Però comunque il Real Mbappé se l'è preso per l'anno prossimo. A cifre sbalorditi. Ingaggio parlo, perché poi bisogna vedere esatto, qualche arrivano.
lui il gancio arriverà, ma là noi parliamo dei fatti nostri, chiaramente ci scandalizziamo quando, però lì Real Madrid e Barcellona hanno continuato a fare mercato di altissimo profilo per anni con una situazione debitoria spaventosa. Quindi alla fine, se la dobbiamo dire com'è la storia, senza ovviamente, come dal punto di vista nostro ci piacerebbe se tutte le società venissero bloccate quando hanno i debiti, però le società forti che fanno muovere interessi, gli viene consentito il debito a 400, a 500, a 700, a 800 milioni, non le fanno, non le fermano, non le bloccano. La storia del fair play è complicata, è difficile fare. A Vulpis avevamo dovuto fare questa domanda del fair play, che effettivamente è saltato. È assolutamente saltato ormai da un bel po' di tempo. E Pietro, e tu oggi niente domande per il tuo mito Paolo De Genio? Se mi è concessa, sì, io non voglio abusare della vostra bontà. Vai. Ok, chiaramente Paolo, mi scuso che non ti ho salutato prima. No, vabbè, è un mio mito. Io ce l'ho una domanda per te, Paolo, sì. Però come stavi dicendo tu, ma se permettiamo sempre tutti questi debiti a queste grandi società, ma un Bologna, una Sampdoria, sì, e tutte queste squadre, ma quando vincono su Scudetto? No, mai. Infatti non lo vincono. Non lo vinceranno mai, ma il rischio è che non lo vincono, non il Bologna e la Sampdoria, ma il rischio è che non lo vincono nemmeno due squadre che meriterebbero, come il Napoli e l'Atalanta, no? Parlando degli ultimi anni, certo, le squadre che meritavano di vincere un po' di scudetti, non uno, erano il Napoli e l'Atalanta, ma non lo dico da tifoso del Napoli, lo dico perché due squadre forti, competitive, con i bilanci a posto, che devi fare più per vincere i campionati? Diciamo che l'Atalanta è mancato sempre qualche cosa, a noi è mancato qualche cosa e una volta non è stato manco colpa nostra, come sappiamo, 3 anni fa, ed è difficile, però l'obiettivo di queste squadre deve essere sempre quello di non mollare, di restare competitive, sperando che prima o poi l'anno buono possa venire. Però parliamo di un numero ristretto di squadre in Italia, certo non possiamo ambire, tu sei negli States, caro Pietro, e non possiamo ambire al modello che invece per me è fantastico, tu sai, sono appassionato, lo sai benissimo, dell'NBA, lo sai benissimo, è stato gentilissimo anche a inviarci dei regali, e devo dire che il modello NBA è stupendo, sì, perché certo, veramente possono vincere la squadra che l'anno prima è arrivata ultima, poi ritorna competitiva. Un po' meno il modello del soccer sì, in America, dove invece chi c'è i soldi gioca a massi livelli, che non c'è i soldi sta fuori, non ci sono promozioni. Il basket NBA perciò ha una pill mondiale, sì, internazionale, oltre perché è uno sport che insomma piace in tutto il mondo, è lo sport più guardato al mondo, non è il calcio, è il basket, sì, è il basket NBA, è il basket NBA, per essere precisi. Sì. Pietro, grazie. Ma infatti qua, scusami Vincenzo, vai, finito il mio tempo? No, vai. Ah, ok, però, cioè, ragazzi, ma perché secondo voi succede tutto questo? È un fatto politico? È un fatto proprio di soldi? Tutte e due le cose, è un fatto di potere, di soldi. Però Pietro, tieni alta l'attenzione, perché là quest'anno ti potresti ritrovare pure con le finali, NBA, perché Miami è forte, può andare in finale, e sono, lo so che tu non lo segui tanto, ma se si va alle finali vedi di procurarti un biglietto. No, io ci vado partite stupende, faccio una live dedicata sarà bellissimo. Almeno la finale, ragazzi, la finale est ci dovrebbe andare, però la finale proprio per il titolo, per l'anello, con la migliore di Ovest bisognerebbe giocarsela con altre squadre, però è una franchigia, come si dice, molto forte Miami quest'anno. Intanto goditi la finale del Super Bowl di football americano, anche se non si giocherà a Miami, credo, però con goditi, tutto il rispetto, perché per adesso io mi godo le pack bike, poi Vincenzo mi dirà cosa sono. Voglio la spiega della pubblicità, però sì, spiegaglielo, che poi anche lui sicuramente gli piacerà. Da Miami, vabbè, stiamo parlando di ciclismo. Sì, ciclismo. Ciclismo pure è bello. Ciao Pietro, un abbraccio e grazie anche. Un abbraccio a tutti da Miami. Grazie anche a Michele Maurizio, salutaceli con grande affetto. Grazie davvero. Ciao ragazzi, ciao, grazie davvero.